Il governo ha fatto i suoi tagli, la Regione Lombardia sta facendo il possibile per ripristinare questa mancanza di risorse, però anche la provincia deve metterci del suo, anche perché i cittadini della montagna pagano le tasse come quelli di città. Lei comunque ha vissuto questa situazione, nel senso è una cittadina di montagna, Selvino, uno tra questi paesi disagiati, tra virgolette, come lo è, gli spiazzi di Gromo sono realtà che sono emerse proprio in questi giorni. Quali saranno i prossimi passi da fare? Sicuramente se le risorse sono diminuite bisogna ripresentarsi con dei piani nuovi, magari riducendo corse che i cittadini stessi della montagna ritengono inutili, ma garantendo i servizi essenziali, quali gli studenti e i pendolari che lo usano per lavoro. Garantire il servizio di un diritto che dobbiamo assolutamente pretendere, credo che sia la risposta di questa sera degli amministratori e di tutti coloro che gestiscono la parte pubblica.